Nel nostro canale Telegram io butto spesso dentro audio gratuiti ogni giorno dove fletto e lavoriamo spesso e volentieri su questo argomento. Saper comunicare con una persona in generale è un'arte. Saper veicolare l'attenzione, saper enfatizzare i concetti, saper intrattenere sono doti comunicative che innanzitutto esistono, ma che poi possono essere apprese. Quando si conosce una ragazza, se non sei novellino in questo ambito, sai che esporsi, quindi farle capire ciò che pensi di lei, è una mossa da attuare con estrema cautela. Serve tutelarsi, salvaguardarsi, specie se tu non sai cosa pensa la ragazza di te. Tu ti dichiari e palesi un interesse, la persona in questione non l'ha fatto. Capisci che ti stai esponendo, ti stai buttando dal terzo piano, senza sapere se sotto ci sarà qualcuno che ti prenderà. È follia, amico. Se pensi che conquistare una ragazza che ti piace vada di pari passo al dichiararsi e vomitarle addosso ciò che pensi, significa che sei rimasto davvero indietro. Non è un film della Disney, è realtà questa. Quindi serve sì far capire alla ragazza che tu potresti starci, che ti piace, che ti interessa, ma farlo con cautela, con intelligenza, con tutela, con furbizia, cercando di cadere in piedi se così vogliamo, anche se dovesse andare male. Anche lei fa così, capisci? Fatta questa importantissima premessa, ecco alcuni modi per far capire alla ragazza che ti piace, che ti interessa, senza esporti troppo. 1. Creare paragoni. Il metodo di inventare paragoni l'ho inventato facendo chat, su chat, su chat, su chat. Per me stesso e per i nostri studenti nel corso degli anni. Consiste nell'inserire determinate frasi particolari mentre stai parlando, atte a farle capire appunto che non ti è indifferente. La differenza del vomitarle addosso il tutto è che questa comunicazione è individuabile ma molto più sottile. Quindi si parla, magari hai fatto una battuta che ti ha fatto ridere, o fai finta di ridere, e dici qualcosa tipo tu, ha ha ha, mi piace il fatto che riesci a farmi ridere, in senso buono, ha ha ha. In genere non ci riesce mai nessuna, punto esclamativo. Bene così, tutti i puntini linguaccia. Scomponiamo rapidamente il messaggio. Ha ha ha, mi piace il fatto che riesci a farmi ridere. Valore a lei, ma valore anche a me. Questa è una frase da donna intransigente. In senso buono, ha ha ha. Stempera la pressione. Era palese fosse in senso buono, ma stempera appunto. In genere non ci riesce nessuna. Bene così. Paragone. Stai dicendo che lei si sta distinguendo rispetto alle altre. Questo è un modo che le fa capire che potresti essere interessato, senza svelarti troppo. Altro modo è fare complimenti alternativi. Se tu ti confrontassi con un nostro studente pagante, uno che ha anche fatto una semplice coaching per un mese, capirai che la sua comunicazione di lui, la scelta dei vocaboli, il mindset, è diverso rispetto a tutti gli altri uomini. Lo sanno. Questo è un principio che si basa su fare un complimento quando lo merita, ma è un complimento strano, perché anche questo agisce sotto traccia e utilizza parole diverse dal solito, quindi non bellissima, stupenda. Lei, per esempio, scrive tanto. Oppure una persona ambiziosa, ha ottime proprietà lessicali, insomma, individua qualcosa. Facciamo finta che è una persona ambiziosa. Tu, una roba che mi ha colpito di te, sono sincero, è il carattere. Il fatto che tu sia ambiziosa mi intriga, perché lo sono anche io e odio chi non si pone obiettivi. Qua faccio un complimento e creo comunanza, una roba che spiegherò a tempo debito. Partiamo da qui.